Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 26 marzo, lunedì 26 marzo. Vi ricordo che come sempre questa sera ci abbiamo 105 Matrix in radio alle 19, che c'è il sito nicolaporro.it per tutte le informazioni di giornata. Cosa c'è sui giornali? Ovviamente oggi sui giornali c'è un po' il dopo partita, cioè dopo aver eletto la Casellati al Senato per Forza Italia e Fico per il Movimento 5 Stelle alla Camera, bisogna vedere che cosa si farà per il governo, quando secondo un cronistoria che hanno messo un po' tutti i giornali, forse la grafica, l'infografica più bella è quella di Repubblica, dal 3 aprile in poi si faranno i veri giochi che saranno quelli del governo. Allora, nel trick e track oggi dei giornali, come sta andando il pendolo del governo verso Salvini, verso un governo del centrodestra? Improvvisamente si è passati da quest'altra parte. Interviste ce ne sono due significative che vi segnalo. Una è, a differenza di quella di Di Maio dei giorni scorsi, che sostanzialmente ha detto poco, insomma Di Maio forlaniano, oggi sono un po' più interessanti, non perché dicano moltissimo, ma perché puntualizzano certe cose. L'ex presidente Berlusconi e Matteo Salvini. Il Cavaliere dice che il prossimo premier deve essere Salvini, ma fa anche intendere che col Movimento 5 Stelle ci vuole essere poco o scarso dialogo, sul Corriere della Sera. Invece Salvini fa un'intervista che è molto interessante sul Messaggero, che vi consiglio di leggere, o meglio ve le sintetizzo io, e la realizza Mario Aiello. È un'intervista invece che dice molte cose. Intanto non esclude Salvini di fare un governo con il Movimento 5 Stelle e dice però prima i programmi e poi i nomi, in sostanza mettendo in discussione anche il suo di nome. Non è detto che sia Salvini il Presidente del Consiglio. Secondo quello che dice oggi, a leggerlo con attenzione, potrebbe essere anche un altro il nome, non lo dice, ma non lo esclude. Ma poi prima i programmi e poi i nomi, e anche sul programma però Salvini oggi che cosa dice in un'intervista appunto a Messaggero? Dice però, diciamo la verità, sul programma non mi impunto, deve restare coerente con le idee della Lega, ma non mi impunto. Chiaro? Non mi impunto. Cosa vuol dire non vi impunto? Bisogna andare a vedere invece quello che sul Corriere della Repubblica dice Giorgetti, che ieri è stato intervistato dalla Gruber. È straordinario, perché il Movimento 5 Stelle e il Movimento di Salvini aveva una grande attenzione a Canale 5 e al sottoscritto quando lo intervistavo, ed erano considerati dei paria, degli sfigati, venivano spesso da noi. Adesso che hanno vinto le elezioni, a Canale 5 e da Porro non vengono più Salvini, Fedriga, Giorgetti. Ringrazio Fontana perché è venuto recentemente. Chissà quando Fontana, il Presidente della Regione Lombardia, difeso da noi su quell'equivoco della razza bianca, fra 6 mesi sono sicuro che farà grandi e lunghe interviste per il Corriere della Sera, ma non se le concederà a noi. Il peso di questi personaggi nella politica e nel governo e nell'istituzionalizzazione si vede in funzione del fatto che vogliono più o meno essere intervistati dal sottoscritto. Scusate l'egocentrismo, ma trovo favoloso che il movimento di Matteo Salvini, che ha vissuto nei nostri canali televisivi e soprattutto si è vissuto facendosi intervistare da me, adesso improvvisamente non si fanno intervistare. Avranno un po' paura che gli si chieda una cosa banale, e cioè sul programma potete andare d'accordo col Movimento 5 Stelle? E beh, Giorgetti ieri ha detto, sentite che ha detto, vediamo se possiamo declinare diversamente il reddito di cittadinanza, questo ha detto. Cioè sostanzialmente si stanno provando anche loro a declinare diversamente il reddito di cittadinanza, tutto dentro, flat tax, reddito di cittadinanza, così come il Movimento 5 Stelle oggi lo raccontano molti giornali. Si sono arrabbiati, lo fa molto il giornale, ma lo fa dicendo la base è contraria a questo accordo fatto con il Movimento di Salvini sta iniziando a pensare di declinare diversamente il reddito di cittadinanza. Cosa dice molto interessante Mario Calabresi oggi su Repubblica? Cosa unisce Lega e Movimento 5 Stelle per il quale faranno un governo insieme?
Beh, insomma, sapete cosa dice Mario Calabresi? La rabbia, cioè il personale politico è espresso da cittadini arrabbiati, possono avere idee diverse sulle soluzioni, uno è il nord, l'altro è il sud, l'altro è di cittadinanza, l'altro è è la flat tax, però entrambi le popoli sono arrabbiati. Sì, Pierpaolo, condividete, sono arrabbiati, condividete anche con gli esponenti leghisti, non abbiate paura, non sarò cattivo come non lo sono mai con nessuno, figuratevi un po' voi. Se vi chiedo semplicemente cosa c'entra con il momento vostro il reddito di cittadinanza, cosa c'entra con l'imprenditore di Bergamo o anche di Bari il reddito di cittadinanza, solo questo mi permetto di chiedere al movimento di Matteo Salvini, che mi sembrava essere un movimento almeno con un'aria, no, sul lavoro diversa rispetto a quello del Movimento 5 Stelle. Piccole domande, comunque Calabresi ha ragione e sono molto convinto di quello che dice. E Salvini piace anche a Grillo improvvisamente e dice il leader del Movimento 5 Stelle, almeno il leader ideale, quello che vorrebbe mangiare i giornalisti e vomitarli, quello che voleva mandare a fanculo tutti gli italiani, tutti i politici, quello che voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, insomma quel Grillo là dice quello che trovava razzista Salvini, trovava improbabile qualsiasi alleato dello psiconano, come chiamava Berlusconi. Grillo dice Salvini è un uomo di parola, sì, la parola forse con lui l'ha tenuta, ma con Berlusconi un po' meno, diciamo che è di parola con loro, ci sta benissimo, a me va benissimo, anche perché Berlusconi pure magari tante volte le parole non le ha tenute. De Masi dice invece, fuori diciamo contesto, il giuslavorista, il sociologo De Masi dice il patto tra Lega e Movimento 5 Stelle secondo lui sarebbe contro natura. E Fico, nella sua prima uscita come presidente della Camera, qual è la grande cosa che ha detto? Qual è la grande emergenza? Beh, insomma, si tocchino i vitalizi. I vitalizi sono stati già toccati sui parlamentari che oggi sono stati eletti, quindi riguarda i parlamentari del passato. Questo vuol fare, questa è la grande battaglia di Fico. Invece, molto più divertente, ho trovato, se volete, una piccola battaglia, una piccola battuta che ha fatto la Casellati, presidente del Senato, che io adoro, ve lo dico subito, adoro se non fosse altro per come è attaccata oggi dal Fatto Quotidiano e da Caselli, in un'intervista, mi sembra, al Corriere della Sera, o Repubblica, che l'attacca, dice, è la donna di Berlusconi, del bunga bunga, delle leggi a persona, non del bunga bunga, ovviamente, delle leggi a persona. Ma la cosa straordinaria della Casellati, che ieri va a Genova perché c'è il concerto del figlio e qualcuno le dice, ma la dobbiamo chiamare presidentessa, e lei dice, guarda, chiamatemi presidente. Allora, almeno abbiamo interrotto quella specie di china imbarazzante per cui contano più le parole dei fatti. Straordinaria la Casellati, il rischio oggi è che si trovi come vicepresidente del Senato la Buongiorno, secondo un retroscena molto interessante, adesso i questori, i vicepresidenti, chi verranno e chi non verranno, le fa il giornale, pagina 2 o pagina 3, dice adesso abbiamo fatto presidenti, ma vedrete che ci sarà tutto lo scannamento tra i vicepresidenti che contano e i questori, insomma tutti i piccoli sottopoteri della politica a Roma. È stata intervistata finalmente Marilù Chiofalo. Bene, chi è Marilù Chiofalo? Una pagina intera di Repubblica, una paginone di Repubblica con Cita De Gregorio. Chi è Marilù Chiofalo? È un assessore laureata in fisica, in matematica. È diventato un po' eroico essere laureato in fisica e matematica, ma il punto fondamentale è che siccome è intervistata da Concita De Gregorio può dire che è una bella donna. Non c'è sessismo se una giornalista intervista un'altra assessore alla politica all'interno di una inchiesta dove va la sinistra e viene definita l'assessore non brava, non intelligente, cioè anche quello ovviamente, ma una bella donna. Poi si vede la foto e insomma una donna normale, non sembra una bella donna, ma magari è una donna bellissima, ma il concetto fondamentale è che una donna può dire un'altra donna che è una bella donna. Ma se l'avessi scritto io, ho intervistato Marilù Chiofalo, è una bella donna, ma avrebbero fatto un mazzo così. Ma se lo fa Concita De Gregorio non vale. Bella l'intervista ai Wiley. Chi è Wiley? È quel vegano con i capelli rossi, de sinistra, gay, che ha fatto tutto il casino di analitica, il whistleblower, cioè quello che ha denunciato il casino che avveniva nella società che vendeva i dati vostri e nostri. Dice che anche nella sua intervista, che è comunque divertente da leggere, è che nella lista di quelli che avrebbero utilizzato
utilizzato Analytica c'è anche un partito italiano. Qual è il partito italiano? Gli chiedono, ah, non me lo ricordo. Ma c'era qualche italiano che lavorava in Analytica? Sì. E qual è il suo nome? Ah, non me lo ricordo. Beh, è stupendo. Insomma, è proprio un, come possiamo dire, un fricchettone dei big data che non si ricorda neanche un nome. Favoloso. E i computer ricordano anche i vostri interessi. Gli uomini che lavorano con i computer e che si sono inventati queste cose non si ricordano neanche un nome. È geniale. Quando il cervello viene preso, tolto dalla capoccia, messo in un computer, fatta la capoccia di rosso, io oggi non dovrei parlare con i capelli che mi trovo, e avanti così. Ci vediamo questa sera. Ovviamente lo sapete tutti, oggi è morto Frizzi, che è una di quelle persone con cui pensate un po' voi, lo vedete qua sotto nella notizia precedente. La prima mia comparsa televisiva fu fatta con lui, lo incrociavo tante volte alla DEAR quando lavoravo in Rai. Quello che devo dire su di lui è quello che tutti quelli che l'hanno conosciuto hanno da dire su di lui, e cioè un grandissimo signore, persona per bene, garbata, educata, e che non sembrava assolutamente una star televisiva quale in realtà era. E direi che per oggi è tutto, e vi do appuntamento domani.